È un progetto ideato per la ricorrenza del Giorno della Memoria. Si tratta di un concerto spettacolo il cui soggetto è il mitico Golem di Praga. Il titolo è appunto Il Golem fatto d'argilla. È stato realizzato con un organico ridotto rispetto a quello previsto. Gli arrangiamenti dei canti tradizionali yiddish del compositore triestino Marco Sofianopulo sono stati per l'occasione da me adattati per pianoforte. Hanno partecipato il soprano Claudia Vigini, autrice del testo su leggende ebraiche, e l'attore regista Livio Valenti nel ruolo di voce recitante. L'evento si è tenuto presso l'Aula Magna del nostro istituto il 27 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro. Dobbiamo questa leggenda a un vecchio mendicante. Si chiamava Smile. Era uno stolto e era davvero bizzarro. Se ne stava zitto, tutto là. Cominciava a parlare solo durante la settimana che precedeva Pasqua. Raccontava una sola storia, sempre la stessa, tramandata attraverso le generazioni. Da studiosi, da rabbini, risalendo fino al celebre rabbino di Praga, noto come Maharaj. Si diceva che avesse avuto poteri soprannaturali. Si narra infatti che sia stato proprio lui, Rabbi Gerda Neuer, di Praga, a creare nel 1580 il golem fatto d'argilla.